ringrazio il relatore per l'ottimo lavoro fatto. Signor Pallone, per 1 minuto e mezzo. Sì. You may have a mobile phone switched on. We'll try again. È obbligo, la prima cosa, ringraziare i negoziatori e in modo particolare il collega Gosé insieme ai relatori Ombra per l'ottimo lavoro che è stato fatto riguardo alla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, per fatto sì che finalmente i fondi abbiano una disciplina unica all'interno di tutta l'Unione Europea. Questi fondi sono responsabili della gestione di un volume consistente di attività investite in Europa e possono esercitare un'autorevole influenza sui mercati. Il loro impatto è in gran parte benefico, ma le loro attività possono anche contribuire a diffondere i rischi in tutto il sistema finanziario. Le nuove disposizioni comuni vanno a sostituire 27 attuali sistemi nazionali diversi fra loro, potenziano le opportunità del mercato unico. I fondi alternativi, indipendentemente dalla loro domiciliazione, beneficiano dunque di un passaporto europeo. Inoltre, il regime unico a livello europeo eviterà che i fondi approfittino di legislazioni di Stati che offrono regimi regolamentari più favorevoli. Tale pratica in passato ha comportato forti rischi speculativi per l'intera Unione Europea. Concordo inoltre con l'introduzione delle regole relative al cosiddetto asset stripping e al divieto per le vendite allo scoperto a corto termine, due punti che non erano presenti nella proposta iniziale della Commissione Europea. È infine fondamentale, per evitare distorsioni in materia di concorrenza, che un fondo di un paese terzo per operare all'interno dell'Unione Europea benefici del passaporto e possa operare se rispetta le stesse condizioni dei fondi dell'Unione Europea. Thank you. Mr. Stolojan, 1.5 minutes. Signor Stolojan, 1 minuto e mezzo. Signor Presidente, dovreste felicitare un primo... Presidente, mi congratulo con il relatore Gosès, perché senza il suo